Buongiorno a tutti, con questo video voglio spiegarvi e mostrarvi come raggiungerò le isole Andamane con un traghetto che partirà da Chennai. Mi trovo di fronte all'ufficio dove a breve faremo i documenti per poter entrare su queste isole, perché per noi stranieri non sono di libero accesso, ma bisogna ottenere un permesso apposito che ci lascerà un funzionario. Sempre in questo edificio ho comprato un paio di giorni fa il biglietto che mi porterà a Port Blair, la capitale di queste piccole isole, biglietto che ho pagato 2500 rupie, quindi poco più di 30 euro per la traversata di 60 ore che mi aspetterà a breve. Una delle cose interessanti per quanto riguarda l'acquisto di questi biglietti per andare sulle isole Andamane è che non si possono acquistare in qualsiasi tipo di agenzia viaggi, bisogna venire nella sede apposita a comprarli, per cui c'è solo una sede qui a Chennai, una sede a Calcutta e una sede a Port Blair, che sono i punti di partenza e arrivo del traghetto, per cui si possono trovare solo in questi centri, a differenza degli altri biglietti che possono essere per un bus, per un treno, per l'aereo, che si possono comprare ovunque praticamente qui in India. Eccomi in ufficio, ci hanno appena comunicato che la nave partirà con 2 ore e mezza di ritardo, cosa che tutto sommato mi ha sorpreso, perché di solito i tempi che hanno qui si prolungano molto di più. Per cui 2 ore e mezza sono ancora buone, sono ancora accettabili. Passaporto controllato, permesso ottenuto finalmente, solo che non pensavo che dovevamo fare tutta questa attesa poi fuori dal gate. Stiamo infatti aspettando un pullman che ci porterà al porto, dove poi ci imbarcheremo verso le Andamane. Solo che tarda ad arrivare, doveva essere qui 5 minuti fa, dopo che ci hanno detto per 10 volte 5 minuti arriva, 5 minuti arriva, 5 minuti arriva, e niente, siamo ancora qua ad aspettare, l'attesa si prolunga. Bene, finalmente dopo tanta attesa siamo in partenza. Guarda dietro di me la nave, la pensavo un attimino più grande, però vabbè, l'importante è che ci abbia il mio letto, che ci abbia la mia brandina e chi se ne frega della grandezza. Sono arrivato con questo pullman mezzo scassato, ma vabbè, per 10 centesimi va benissimo. Niente, sono al settimo cielo, ho incontrato 2 ragazzi italiani, c'è un russo, insomma sono in buona compagnia, non vedo l'ora di arrivare sulle isole Andamane. Ciao! Ovviamente, essendo in terza classe, siamo finiti nel bunk numero 1, il deck numero 1, che sarebbe la parte più bassa della nave. Man mano poi si sale, ci sono le varie classi, dalla seconda alla prima. La cosa bella è che comunque mi sono aggregato appunto al gruppo dei ragazzi stranieri, per cui trascorrerò queste 60 ore tra virgolette in compagnia. E non me l'aspettavo, perché davvero anche il funzionario all'ufficio dove ho comprato i biglietti mi aveva detto che sarei stato l'unico straniero, ma a quanto pare non è così ed è molto molto piacevole. Eccomi arrivato nella cabina dove trascorrerò le prossime 60 ore di viaggio. Allora, questo è il mio letto. Aia, questo è il mio letto. Onestamente pensavo un pochino peggio. Solo in una grandissima camerata ci saranno circa 60 letti, 65 letti. Ora vi porto con me a vedere com'è questo piano e com'è poi tutta la nave. Questo è il corridoio. Vi porto a vedere i bagni, prima di tutto, così almeno vi faccio vedere un'idea un po' di come si trascorrono queste ore qui. Questo è il bagno, ci sono anche i lavandini per lavarsi i denti e qui ci sono le toilette, ve ne faccio vedere una per esempio. E dai, non è intasata, queste sono le turche. Ecco, siamo nelle docce,
c'è anche acqua calda, pensavo ci fosse solo acqua fredda, ma a quanto pare c'è acqua calda perché qui fa caldissimo. Per quanto spartana questa nave comunque offre alcuni tipi di intrattenimento. Alcuni si arrangiano da soli come i signori dietro di me. C'è anche un cinema. Ci sarebbe anche la piscina se la riempissero, ma non so per quale motivo non fanno entrare l'acqua. Anche quella del mare andrebbe bene per me. Questa è la zona bar. Eccomi nel ristorante, davanti a me la pista da ballo e qui il bar con tanto di sgabelli e di bibite. Mangiare su questo piano, che è quello dedicato alle persone che soggiornano in seconda classe, devo dire che tutto sommato non è neanche molto costoso. Per un piatto di riso con verdure si spendono circa 1,50 euro. Ora però vi voglio far vedere il ristorante che abbiamo noi in terza classe e vediamo un po' se è differente o no. Questo invece è il corridoio per le persone che soggiornano in seconda classe, ossia due letti a castello con bagno in camera e anche un armadio. Ho chiesto ieri a un signore di farmela vedere e devo dire che tutto sommato non è per niente male. L'unica pecca è che per noi, non essendo né indiani e né residenti delle isole Andamane, il prezzo del biglietto è molto costoso, quasi il doppio, quindi circa 60 euro. Non mi sembrava il caso per 60 ore di fare un investimento del genere, anche se non è una cifra chissà quanto insormontabile, però per chi vuole avere un po' di calma e magari non vuole avere il caos, sentire persone che russano, fanno qualsiasi genere di rumore, questa è una buona soluzione. Questo invece è il ristorante della terza classe, ossia quello dove sto dormendo io. Tutto sommato non è neanche tanto male. I prezzi sono pure più bassi, il 30% più bassi rispetto a quelli di seconda classe. L'unica cosa è che non c'hai la visuale del mare e non c'è la pista da ballo. Però vabbè, la pista da ballo non viene usata. I vetri per vedere il mare sono praticamente sbiaditi, non si vede una mazza, per cui tanto vale mangiare qua e spendere qualcosa di meno. Mancherebbe il cuscino, ma userò lo zaino. Ho la soluzione. Questo. Buonanotte. E finalmente dopo 60 ore di viaggio potete vedere dietro di me le isole Andamane. È stato un viaggio bellissimo, ho incontrato persone meravigliose e non vedo l'ora di andare a scoprire tutto quello che c'è dietro di me. Il video si conclude qui, vi consiglio assolutamente di fare questa esperienza in traghetto perché oltre ad essere molto economica è anche davvero molto bella perché si possono incontrare persone meravigliose. Ciao!